Iniziamo questo video e il weekend con sembra economica, l'ho trovata a 1,76€, non è proprio economicissima, ma rispetto ai 2,30€ dell'altro giorno. Maniche corte, andiamo a caricare un po' di cose che ho sparse in giro per le case, tipo tavolini, sedie e roba del genere che ho a casa dei miei genitori, e poi partiamo, destinazione, restate connessi. E questa sarà la spesa più importante del fine settimana, 120€. Però dai, tutto sommato non è neanche esagerato rispetto a qualche settimana fa. L'idea di andare, ma non col furgone in queste condizioni pessime, quindi operazione conclusa, e con la scusa è volata via anche la scritta Boxstar. Nuovo upgrade, le ciglie anni 90, figata. Vi metto il link se vi interessano in descrizione. Andiamo. Pausa pipì all'Ipertosano. Vai. Piscia cane. Guardate che tramonto. Brava. Iniziamo subito con la presa errata, ma è venuta in nostro soccorso la super torcia della Olight. Dove ti ho messa? Vai là qua.
base pronta, cane che piagnucola, lì c'era un altro cagnolino che ci stava per aggredire. Per essere all'inizio della primavera il campeggio è abbastanza pienotto e qualcuno lì dentro sta cucinando. Moca rosa. Wow. Non è proprio wildissimo, ma ne abbiamo al mare. Un risveglio in mezzo ai camper. Nel mio habitat naturale, ma vi avevo detto che sarebbe cambiato qualcosa. Comunque, vieni qua, Olimpia, dove stai andando? Andiamo a farti vedere dove c'è il mare. Voilà. Siamo venuti in questo campeggio così presto rispetto alla stagione, perché vabbè, presto, quasi inizio, perché settimana prossima aprono, per il fatto che questo campeggio qua proponeva una promozione che si pagava 40 euro e potevi venire dal venerdì e stare fino alla domenica. E allora siamo venuti giù di balla. È il campeggio Santa Margherita, è un po' non è che ci siano dentro parchi giochi o cose del genere, è proprio un classico campeggio con un mini supermercato che attualmente è chiuso, però abbiamo detto per 40 euro ne vale la pena, non contano le persone, 40 euro punto. Adesso inizierà la stagione, inizieranno ad aumentare, però mi sa che oggi abbiamo beccato proprio una bella giornata, perché in felpa già stamattina si sta bene. Olimpia ha visto un cane legata che è già andata a importunare quello di quel camper lì. Con sto filo qua non dovrebbe essere sufficiente, penso. Siamo felici! Olimpia! Dove siamo? Dai, vieni, andiamo! Andiamo! Vieni! Olimpia! Vai! Dai, andiamo! La libertà e la spiaggia! Vieni! E adesso abbiamo portato anche l'Olimpia al mare. Ehi! Ti piace il mare? Pieno di radici come nei boschi. Vai! Comunque il mare in questa stagione ha il suo fascino, è azzurrissimo, non so se si vede dalla GoPro, ma è proprio trasparente. Poi avete visto, c'erano due mega meduse, non ho mai visto una medusa così grande, è la prima volta, e non oso immaginare che male se ti punge una medusa del genere. Cos'è successo? Ho pensato una merda.
qualche caorle al mio adesivo. Magari riuscivo a attaccarlo meglio se non continuava a tirare sto cane. Dov'è il bastone? Dai! Dai! Portalo! Dov'è il bastone? Da ritrovamento attivato! Non ci hai mai fatto caso che fa così quando cerca le cose? Ma che faccia sveglia! Dai Olimpia, porta il bastone! Allora, secondo voi, con tutto lo spazio dove si è messo il cane a mangiarsi il bastone? Pronta? Attenta? Partenza! Quella! Allora, qualcuno sta morendo di sete. E allora, aspetta che magari metto le scarpe. Premetto che non sono assolutamente sponsorizzato da questo campeggio, anzi, però è un campeggio dove venivo regolarmente con la moto. Mi trovo sempre una piazzola ai weekend, quindi stavo qua con la moto, stavo veramente bene. Questo campeggio è molto piccolo, intimo, e non c'è niente, non c'è la piscina, c'è un mini market microscopico che vi faccio vedere anche se è ancora chiuso. I bagni sono molto minimali. Abbiamo lavandinetto proprio, il minimo indispensabile, il classico piccolo campeggio di una volta, però ci sta. Qua c'è il WC chimico, qua altri lavandini, andiamo avanti. Nero bellissimo, pulito, targato Svizzera. Bello, bella l'idea del camper nero, ma in estate non lo vorrei mai, però veramente carino. Abbiamo un cane che ci vuole aggredire, ma l'Olimpia lo ignora totalmente. Il camper nero esteticamente è tanta roba, però appunto in estate si muore. Già adesso secondo me inizia a essere veramente caldo in un camper nero. Questo è il mini supermercato che adesso è chiuso, in pratica c'è l'entrata qua, l'uscita qua, e dentro è lungo tipo 3 metri e finito. Microscopico, però c'è l'essenziale. Piccola pizzeria, attualmente ancora chiusa. Altro cane che ci cerca, segna il territorio, diciamo. Al nostro, sui cunei ci siamo messi, adesso ci mettiamo un po' di acqua all'Olimpia, non questa che no. Ora apriamo il van e portiamo gli yogurt in spiaggia. Giro, aspettami. Allora, via le scarpe, anche se tanto qua la sabbia sta facendo da padrone. Uno per sort, tac, cucchiai, uno, due, e andiamo. Girando per il campeggio ho trovato la piazzola dove venivo con la moto, che è questa, esattamente questa. C'era questa e poi ce n'era un'altra un po' più avanti che andiamo a vedere. Qua mi ero messo la tenda. Qua, questo posto qua, qua avevo la moto dritta, qua mi ero messo un trap attaccato a questo albero e mi ero fatto una settimana di vacanza qua. E poi c'era un'altra piazzola un po' più soleggiata dove ero stato, che adesso vi faccio vedere.
questa unica cosa non era il massimo, perché è sì nella natura, ma c'era il condominio sopra. Però dai, insomma, ero qua da solo. Le mie prime esperienze wild con la moto e con la tenda. E poi c'era un'altra piazzola un po' più avanti, lì, che adesso vi faccio vedere dove ho piazzato la tenda. Era questa. In quel caso avevo messo la tenda qui, che adesso l'hanno tagliata. C'erano delle piante che coprivano la tenda, quindi la tenda rimaneva abbastanza al fresco. Qua di traverso avevo messo la moto, avevo tirato un po' di fili per stendere e asciugare i panni e mi facevo da mangiare qua davanti. Questo era un altro posto dove ero messo quella tenda. Abbiamo risparmiato la scena, ma abbiamo dovuto fare la cacca due volte, noi avevamo solo un sacchetto, quindi abbiamo chiesto aiuto a un altro con un cane che ci ha prestato dei fazzoletti. Però l'abbiamo raccolta. Andiamo. Comunque, stanchi morti alla fine della giornata, ci stiamo portando in campeggio un bastone. E guai a rubarglielo. Allora, nell'ultima ripresa si sentiva io che dicevo aia e poi ho interrotto la ripresa, perché l'Olimpia, nel riprendere il bastone, ha ben pensato di riprendermi anche il dito. Però colpa mia, perché non si mette la mano fra un bastone e un cane, quindi mi tengo sto buco. Nel frattempo ho tirato fuori anche il tendalino, così si asciuga, che era tutto l'inverno che era chiuso. Infatti si è asciugato. Già. E adesso buttiamo su un caffè, perché la Sabri ha voglia di un caffè. Se ti leggo qua, ferma. Caffettino con la moca rosa e qualcuno ha già invaso lo spazio. Oh, questa è la mia maglia. Con le braghe rose, i calzini rosa, cioè praticamente un confetto. La maglia rosa. La maglia rosa. La maglia, aspetta. Bella, un'urban principessa. È arrivata l'ora di scaricare la fogna. Olimpia, aspetta lì. Ho trovato. Ci dico, loro qua. Ritornati alla base con la cassetta pulita. Vabbè. Allora, cena finita. Ho lavato anche tutti i piatti, mi sono dimenticato di farvelo vedere, ma adesso abbiamo il momento artistico. Allora, l'idea è di riprodurre queste cose qua. L'idea è questa. E ci scusi. Ma che bello, ma chi la fa? L'hai fatto tu? Sì. Bellissimo. Secondo me è uguale. Sì, sì, infatti. È a metà tra un cervo e uno e l'orso. Stambecco. La metà tra il cervo e l'orso. Uno stambecco. Ecco. No, guarda, così non si vede quanto sono simili. Vedi, così. Aspetta un attimo, sì, aspetta che sfocchiamo un attimo. Brava. Grazie. Olimpia, andiamo a fare la pipì. Vieni. Ma l'apprezzo.
non sono molto brava. Andiamo al guinzaglio. Passeggiata a portare il cane e a svuotare le immondizie. Qua sono le 8, sono già tutti a letto. Noi invece stasera ci mettiamo su un filmettino, probabilmente della Disney. Ma prima facciamo una pisciatina. Vieni, dai, andiamo qua. Mattina numero 2, l'Olimpia ha mangiato un casino di sabbia e quindi stamattina ha fatto la cacamolla, quindi vi ho risparmiato questa cosa, vero Olimpia? E adesso da lì, che c'è scritto attenti al cane, ci sono dentro due chihuahua che hanno provato a aggredirla. Morde, sbrana, uccide. Sono cattivi chihuahua, eh? Allora, secondo giorno in spiaggia, abbiamo provato a fare una dronata e l'Olimpia è super mega impazzita. Proprio voleva sbranarsi il drone, lo vedeva come una minaccia per noi. Sei pronta? Aspetta, sei pronta? Dai, vai! Quella, questo è un messaggio subliminale che mi hai messo con la bottiglia. Qua cosa stiamo preparando, mi scusi? Sto preparando una pasta gourmet con la zigola e con la zigola. Con la zigola, che bei quadretti. Ti piacciono quei quadretti che ho comprato? Non si può dire. No, non posso dire. No. Non è politica lì. Allora mi fanno andare in coda. Non facciamolo in camper, per piacere. Cosa? Sì, di andare di coda. Perché non scegli mai i maschi? E tu Olimpia? L'Olimpia rovescia le ciotole invece. Salutiamo il mare e prossima tappa. La prossima tappa dov'è? A Berlino. A Berlino, prossima tappa. L'idea era di partire, infatti siamo partiti, ma io e l'Olimpia siamo ancora qua perché hanno visto un negozio di souvenir e quindi bisogna comprare dei braccialetti. Siamo fermi. Quattro frecce. Olimpia, ti sembra una cosa normale? Eh? Ti sembra una cosa normale che siamo già fermi appena partiti? Giornata finita, delirio qua dentro, finito. E la parte più bella rimane sempre a noi. Oppla. Magari se stavo un po' più avanti era meglio. Qua dovrebbero aver anche aumentato la portata d'acqua. Forse da questa è troppo stabile. L'hanno leggermente aumentata. Tempo fa era proprio una cosa assurda, adesso hanno un po' aumentato, però io preferisco la classica spina come per fare un carico e scarico. Quest'inverno era, adesso la sto sprecando purtroppo, ma è per farvi vedere a voi. Quest'inverno ne veniva fuori veramente un filo appena. Era quasi impossibile fare un carico. Dopo si è già fermata, quindi anche caricare 100 litri in queste condizioni è assurdo. Però si vede che il comune di Pergine ha deciso di farlo. Ho fatto da sta ditta qua, watercamp.it. Ecco, secondo me non vale una cippa perché è durato 30 secondi. Cioè, non per sprecare acqua, ma nel mentre che vi parlo vedrete quanti secondi passano, insomma è una roba un po' assurda. Nel frattempo apriamo. Questa
Questo era l'ultimo weekend prima che aprano i campeggi e guardate che caldo che fa, con le maniche corte ancora qua in Trentino. Settimana prossima aprivano e il prossimo weekend ha messo pioggia. Mi spiace per loro. Comunque ha già finito. Durerà neanche 30 secondi, quindi vuol dire che per fare 100 litri è sempre la solita sega. Scusate la parola. Finisco di scaricare e finisco di lamentarmi per la lentezza di questa area carico scarico di Perla e Valsugana. Volevo chiedervi se vi è piaciuto questo nuovo mood, questa rivisitazione del mio canale, che appunto, come avete visto e come vi avevo annunciato, ha avuto una svolta, nel senso che nella vita non si sta mai fermi e si cambia, e quindi io appunto ho iniziato a vivere molto più spesso in un'abitazione normale che nel mio camper, e quindi appunto c'è stata un'evoluzione. E prossimo viaggio, prossima gita, prossima volta che usiamo il van, destinazione Berlino. E se avete qualche consiglio, qualche commento, qualunque cosa vogliate vedere sul canale, se volete vedere più l'interno del van, più come cuciniamo, cose del genere, quello che volete, scrivetemelo qua sotto. E grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Say what you wanna say to me.